Il mio spettacolo è partito da Latina. Io sono un fan di Paparazzi, quindi per me Latina è la città che ha dato i natali a Michael Jackson. Intendiamoci. Sono molto contento, c'è un teatro pazzesco, è l'unico teatro d'Italia che ha l'ingresso più grande del teatro, effettivamente un teatro meraviglioso. Sono molto felice di essere stato qua, ho sentito il calore della gente, spero che mi possa dare benzina, no? Per il mio motore, per andare avanti. C'è bisogno di posti del genere, il teatro fa bene anche per questo. È uno di quei pochi posti dove ancora ci può essere un dialogo, visto che ormai siamo tutti a casa presi con il cellulare e non ci parliamo più. Quindi il teatro non morirà mai, spero. Lo spettacolo è uno spettacolo ironico, non sono un comico, non mi arrogherai mai il diritto di dire che è uno spettacolo comico, perché in realtà è ironico, perché punto anche nella vita utilizzo molto l'ironia per abbattere le barriere con le persone. Tendenzialmente io ho capito negli anni che umiliandomi un po', mettendomi sempre un livello sotto rispetto al mio interlocutore, cadono molto di più le barriere che tendenzialmente ci proteggono, non ci fanno aprire alla gente. Quindi io ormai non ho più vergogna di umiliarmi in questo senso, lo faccio anche a teatro, parlo di cose che sanno solo, ma neanche i miei amici, alcuni li hanno scoperti venendo a vedere lo spettacolo perché sono imbarazzanti per me. Ma c'è un filo sotto che parla di un argomento per me molto importante, che è quello delle emozioni, di come le emozioni agiscono su di noi, di come ci fanno cambiare le nostre reazioni, di quanto poco sappiamo delle emozioni. Tutto è iniziato perché ho letto un articolo che diceva che il 70% dei casi di depressione giovanile sono dovuti al fatto che i ragazzi non sanno più riconoscere le loro emozioni. E quindi parlerò di questo, parlerò delle grosse emozioni che mi hanno colpito nella vita, di quel poco che ho capito su come gestirle, nella speranza che insomma qualcuno possa andare a casa e dire: ok, mi sono fatto una risata, ho preso in giro Pierpaolo, però questa cosa che ha detto sulle emozioni è importante, mi piacerebbe rifletterci. Dalla TV al teatro c'è un passo enorme, e tendenzialmente io preferisco la TV non per motivi tecnici, ma semplicemente perché c'ho una pessima memoria e in televisione posso prendermi il lusso di stoppare, ricominciare, ricalibrare, ripensare quello che ho pensato per l'azione attoriale. E invece a teatro sei nudo, il re è nudo a teatro, sei di fronte alla gente, non puoi tornare indietro, puoi escogitare qualcosa per cercare di salvarti, ma se sbagli sei nudo davanti a tutti. E quindi c'è una carica maggiore, un'adrenalina maggiore. Continuo a preferire la televisione, non lo so perché, ma continuo a preferire la televisione. Io sono tendenzialmente una persona estremamente positiva e trovo sempre un cavillo per fare dell'ironia, per cercare di normalizzare una situazione, di poterla assimilare, perché troppo terrore tendenzialmente crea dei problemi nell'assimilazione di quelle emozioni. In questo caso però sono spalle al muro. Io sono davvero preoccupato. Mi ricordo quando alle medie leggevo i libri di storia e dicevo: maestra, ma com'è possibile che sia successa una cosa del genere, parlando dell'olocausto, della guerra, e non mi riuscivo a dare una spiegazione. E in questo momento stiamo vivendo esattamente la stessa cosa. C'è un momento di inazione generale che ha rotto anche le mie barriere, non riesco a fare dell'ironia, sono seriamente, veramente preoccupato. Confido nell'essere umano, confido nella necessità delle persone di empatizzare, quindi spero che questa situazione possa cambiare. Ma per la prima volta devo dire la verità, un messaggio molto positivo non riesco a darlo.